Buongiorno, buongiorno. Devo darvi una brutta notizia. Un lutto ha colpito il mondo occidentale. Era un lutto che avevamo annunciato, saetta, Previsa, Pian più lenta. Ciononostante, il nostro cuore esulcerato, trabocca di dolore, di rimpianto, nell'annunciarvi che Lugrin sa mort, sa mort, perché se vi leggete oggi La Verità vedrete che Siemens, l'impresa più corruttogena della storia dell'umanità, perché questi sono i dati, a partire da quando corrompeva gli alti ufficiali giapponesi prima della Prima Guerra Mondiale, passando per tutto quello che è successo in Europa, ha deciso di ritirarsi dal mercato delle turbine perché ci smena una barca di soldi. Allora, io sto cercando nei ritagli di tempo e ne ho pochi, quindi purtroppo non vado avanti molto in fretta, di scrivere nel blog che non c'è, della community che non esiste, un articolo che affronti in modo un pochino più sistematico questo tema, il tema della morte del Green, che abbiamo previsto, e perché era previsto e prevedibile, ma insomma, diciamo, il Green e l'austerità sono fondamentalmente la stessa cosa. Questo noi l'abbiamo detto fin dall'inizio nel blog che non c'è. Se voi ve lo cercate con Google, c'è un post che si chiama Decrescita de che spiega come un certo ecologismo decrescista, verdista, eccetera, eccetera, non serviva ad altro che a far accettare a quelli che sarebbero stati impoveriti dall'austerità, cioè da politiche distributive a favore dei ricchi, il fatto di diventare poveri. Cioè il povero diventa più povero, ma è tutto contento perché gli dicono che così lui barra i suoi figli vivranno in un mondo migliore. Nel frattempo in Congo i giovani estraggono il coltan con le unghie, ma l'uomo di sinistra impegnato pensa cazzo mene cazzi suoi come un Frank Gramuglia qualsiasi, e tutto va per il meglio perché con questa colossale narrazione sostanzialmente hai sedato il dissenso sociale. Bene. Questa cosa è andata avanti per un po' e ha funzionato per un po'. Poi sono stati costretti a far sul serio, cioè a dirottarsi sul serio sulle tecnologie verdi. E lì è andata male, perché quello che sta succedendo adesso è che questa gigantesca narrazione creata per sedare il dissenso degli sconfitti della globalizzazione e degli sconfitti dell'austerità, che poi è la stessa cosa, sta portando a misure che invece penalizzano i profitti. Eh sì, è già. Perché avendo avventurato le proprie balde e corruttogene imprese su questo sentiero, su un sentiero di cui, ahimè, non controllavano quasi niente, ho detto niente, va bene? Ho pensato un'altra cosa, ma ho detto niente. Perché non controllavano le materie prime. Adesso, come dire, i capitalismi del nord si trovano di fronte a un problemino, che è il problemino che ci stanno smenando un sacco di soldi. A questo si aggiunge un altro problemino, ed è che gli elettorati, nonostante quello che pensano gli intellettuali come Tommaso con una M sola, in realtà tanto scemi non sono. E se gli tocchi il portafogli, lascia perdere che in Italia oltre al portafogli ci stanno toccando le case, le automobili e i figli, ma insomma già se gli tocchi il portafogli si innervosiscono. E quindi su al nord i partiti che hanno sostenuto l'austerità, come dire, addolcendo la pillola con la narrazione green, prendono sberloni ad ogni elezione. Che è un po' la fase, come dire, di emancipazione, la fase rivoluzionaria che noi abbiamo vissuto fra il 2015 e il 2018.
adesso la stanno vivendo loro, adesso trainano loro, mandiamo avanti loro sulla trincea del buon senso. E le aziende che, come dire, in un estremo tentativo di sottrarsi alle conseguenze della loro arroganza, della loro impostazione mercantilista che li ha portati a esportare troppo a chi non voleva importare troppo, cioè agli Stati Uniti, si sono addentrate sulla strada del green, stanno prendendo sberloni a ogni trimestrale. E quindi lo green sta morto. E a me dispiace per tutti, diciamo, gli amici o ex amici, anche di sinistra, che, come dire, ci raccontano, no? Anche perché poi questa narrazione, come ci siamo diffusi un attimo l'altro giorno su questo tema, la narrazione greenista, diciamo, gretina, essendo basata proprio su un falso ideologico, direi proprio su un falso ontologico, non può che essere assistita da balle di una controvertibilità la palissiana, no? Come l'altro giorno la sindacalista che diceva che l'Italia era indietro nelle rinnovabili. Ah, non è vero, ci stanno i numeri. Ah no, ma perché i padroni cattivi, tutti i governi, il tuttismo, no? L'ideologia dell'antipolitica, tutti, sono tutti uguali. Vabbè, saremo tutti uguali, però intanto io sto su una macchina diesel e Lugrin sta morto, per cui forse siamo tutti uguali, ma qualcuno sta più in salute di altri. Salutatemi al litio e salutatemi al coltan.